Poeti, 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 uscite dai vostri studi, aprite le vostre finestre, aprite le vostre porte. Siete stati ritirati troppo a lungo nei vostri mondi chiusi. Scendete, scendete dalle vostre Russian Hills, dalle vostre Telegraph Hills, dalle vostre Beacon Hills, dalle vostre Chapel Hills. San Francisco sta bruciando, la mosca di Majakovskij sta bruciando e le nuvole hanno i calzoni. Abbiamo visto le miglioramenti della nostra generazione distrutte dalla noia ai readings di poesia. Tutti voi visionari da camera da letto e agitprop da gabinetto, tutti voi poeti alla Groucho marxista e compagni di ozio di classe che restano inattivi tutto il giorno e che parlano del lavoro di classe e del proletariato, tutti voi anarchici cattolici della poesia, tutti voi babysitter della poesia, tutti voi fratelli zen della poesia, poeti! Scendete nelle strade del mondo ancora una volta. Non aspettate la rivoluzione, o succederà senza di voi. Nuova puntata tra arte e poesia, con dei ritorni a me molto cara di amici e con delle new entry. Anzi, cominciamo subito con la mascotte, anche perché sei nata col secolo, anzi, che è Isabella Angelache. Che vivi a Giulianello, vicino a Velletri, insomma, e quindi sono i luoghi cari anche a noi romani, insomma, perché poi il romano va sempre fuori porta, come si dice, insomma, ne parleremo con Marco Loria, e quindi è la gioia di Roma, che Roma è prolungata anche fuori, i castelli romani e quant'altro, assolutamente, insomma, no, caput mundi, non ci fermiamo, e lei ci ha portato un suo quadro e altri ce li farà vedere, insomma, ripeto, una ragazza di talento che sta mettendo a frutto, ancora studia e sta mettendo a frutto questo talento nel modo che ci esporrà. Poi c'è l'amico Marco Loria, poeta provetto, ottimo poeta romanesco, dialettale, ma anche con delle cose molto interessanti, alcune delle quali le leggeremo oggi in lingua, molto poeta completo, perché è dolce ma anche tagliente a volte, sapido, e riesce a mettere, come dovremmo fare un po' tutti, la vita intera in poesia, ombre e luci. Poi abbiamo un'amica carissima che è Elisabetta Biondi della Striscia, che ogni tanto torna a trovarci perché le chiedo di venire, perché è molto importante per me capire che la poesia deve tener fede a delle radici, radici culturali, ma lessicali, e nello stesso, ispirative anche, e nello stesso tempo deve essere anche moderna, deve sapersi aggiornare, anche sul piano sentimentale, per paradosso, emotivo. E ti chiederò, esempio, tu sei bella signora, ma hai queste poesie dedicate ai tuoi figlioli, che insomma sono giovani, si affacciano al mondo della vita in tutti i sensi, lavoro, sentimenti. Mi leggerai queste poesie, perché qui dobbiamo con i ponti giusti risaldare le colleganze con lo straniero che viene da fuori, lo straniero che è in noi, che non sappiamo neanche chi siamo, i nostri turbamenti, le nostre. E sto già mostrando in un certo senso i quadri di Deborah Gentile, che Deborah Gentile, che conosco già da tempo, anzi mi sono dedicato alle sue opere, le ho fatto già un commento, e io ho detto, lei combatte i suoi demoni interiori, e però c'è anche un senso di esplosivo di grazia, di bellezza, quanto è complesso mettere tutto a fuoco e tutto fuori fuoco, perché appunto i fotografi lo sanno, che poi alla fine per la messa a fuoco ci vuole anche la messa fuori fuoco, devi partire da un disordine creativo, quasi il caos originario, primo ingegno, e questo poi ti riconsente di rimettere a posto tutti i pezzi. Ci hai portato diverse opere, altre le hai affidate a Salvatore, quindi tra Salvatore e Gianluca ci consentiranno intorno a voi di cominciare a tessere una tela che è una tela che ci unisce di gusto, di ironia, di problemi, di problematiche, ma anche di una risposta artistica a tutto questo. E volevo proprio che Elisabetta cominciasse subito da un suo libro di qualche anno fa, che mi sembra ancora molto attuale, ma so che stai già preparandone un altro, e ci leggessi subito, eccolo qua, Divento voce, che è anche
un bel titolo, perché è una dichiarazione di poetica, no? Diventare voce vuol dire diventare la propria voce, avere la voce. Perché poi una delle cose peggiori che si potevano dire, ma quello non ha voce, non è, prendere la propria voce, ma prima ancora diventarla una voce, cioè avere una voce giusta, non ripetere le parole a pappagallo che ti dice la società, i sociologi, capisci? Insomma, ecco, Isabella mi sta guardando, importante, lei anche è dovuta diventare la sua stessa voce, diventare se stessa. Questo avviene con la scuola, con gli affetti, i sentimenti, le esperienze, la famiglia, ma soprattutto, capito, lo sguardo e il canto, cara Elisabetta. Quindi io ti prego di leggermi, così fa, da incipit proprio della contata, la poesia al figlio e quella per mia figlia. Però ti prego di leggere prima quella per mia figlia, sì, e poi quella per il figlio. Va bene? Per mia figlia. Che le notti siano a te lievi e se insonni si colorino per te dei colori dei sogni. Lieve la mente si posi su lievi pensieri, su lievi ricordi. Che le notti siano per te intense e se insonni si incendino per te dell'ardore dei sogni. Avido il corpo si scaldi a non effimero fuoco che anche il cuore lambisca. Che le notti siano da te danzate con chi sappia far brillare i tuoi occhi dell'azzurro splendente dei sogni. E poi quella per il figliolo. Al figlio. Amari i giorni del tuo vissuto mi rimandano al dolore senza fine d'essere madre, ora e sempre impotente di fronte al tuo dolore di figlio. Un'impossibile espiazione farebbe forse svanire la colpa di non averti insegnato a essere felice? Beh, il finale è strepitoso, eh? Non so se un genitore possa o no insegnare ad essere felice. Può dare gli strumenti per tutto questo, può dare i consigli, l'affetto, però sempre essendo genitore, non un amico, no, l'amico, gli amici, il genitore deve essere il genitore, perché deve a volte anche poter dare dei consigli più severi, e mi ha molto colpito anche per quella invece alla figliola, quando tu hai detto, cioè, non effimero fuoco, che questo corpo si scaldi a non effimero fuoco, che è un po' il sogno di tutti noi, anche per l'arte, che non sia effimero questo fuoco della sensualità, ma anche dell'arte, che sia un qualche cosa di vero, di profondo. Io collego sempre l'arte alla poesia, quindi adesso alterniamo anche, quindi dopo Elisabetta io vorrei concentrare su Deborah, e vorrei riprendere un po' il quadro che ci hai portato, che ti sta connubio incredibile, tu e lei insieme. Il dipinto si intitola Lei, un dipinto del 2006, quindi di qualche anno fa. E tu stessa hai dato una tua interpretazione che comunque da cui vorrei partire. Dice, ma c'è la figura di una donna che urla a squarciagola per sfogare l'essenza della propria anima. Una figura femminile che vuole uscire dal dipinto e entrare nel mondo reale, abbandonando quello virtuale. E questo è curioso, ecco, lo stiamo vedendo. C'è questa idea, la virtualità la dai attraverso anche il modo delle pennellate, quindi sono molto fluide, è tutto iridescente, è tutto mosso, però il viso no, il viso, l'urlo, eccetera, è un grido di identità, per così dire. Il Novecento, o meglio, il passaggio tra 8 e 900 parte con il grido di Munch, che è un grido di dolore, di asprezza, di terribilità. Era il secolo che aveva cominciato con Freud a guardarsi dentro, con i grandi drammaturghi scandinavi, Ibsen, Strindberg, a rivelare gli spettri della nostra coscienza, il subconscio. Quindi è un secolo che ha aperto la modernità guardandosi dentro. E però anche, questo vale anche poi per la donna, finalmente anche per liberarsi. Mi piace questo viso che è in alto, che insomma non, capito, che è fiero, è schietto, rivendica, pensa quanti decenni, quanti secoli ci sono stati, quando la donna non aveva voce
Elisabetta, non poteva diventarla una voce, anzi se la diventava doveva tacerla. Non è un caso che la Dacia Maraini abbia scritto questo romanzo importante, cioè che Maria Nogria, per le violenze che aveva subito, era diventata muta, l'aveva proprio addirittura persa la voce, se non sono effetti traumatici, capito? Quindi non soltanto ritrovare la propria voce che a volte si perde, ma diventare belli colori, sono colori di pastosi, di incanto, ma anche dolore, cioè, capito? Non è soltanto di sofferenza, cioè, dove cerca di uscire da una dimensione terrena e entrare in un'altra. Lei è riuscita con questa diorama di colori, è riuscita veramente a raccontare, vedi i capelli che sono un po' lilla, un po' scuri, sembrano anche bruciati, però c'è la luce, c'è una vertigine, un vortice di tutto quello da cui veniamo e verso cui vogliamo andare. Questo riguarda un po' tutti, ma in particolare la donna. Sì, questo personalmente era una sofferenza che vivevo in quel momento e appunto cercavo di uscirne fuori, andando in una dimensione dove appunto le sofferenze, i dolori non potessero entrare. Sono molto forti, certo. E vabbè, io di questo ti ringrazio e credo che sia sempre importante. E poi dopo uno arriva a quelle date, l'8 marzo, il 14 febbraio, dove si cerca inevitabilmente, non voglio dirne male, ma di dedicare un giorno all'amore, alla fidanzamento, un giorno alla donna, ma no, ogni giorno è il giorno di lei. Ed è importante anche per un lui che ci sia il giorno di lei, perché senza una lei vera, libera, liberata, eccetera, non si va da nessuna parte, capito? Ecco. Prima abbiamo fatto una puntata importante con Irma Immacolata, che è Palazzo, che è stata per tanti anni la compagna di Cosimo Cinieri ed è anche una narratrice importante, una regista importante. Questa lunga fatica, cominciata da quando era 19enne, dalla giovinezza, di credere in un'arte, in un teatro, non soltanto, in una scrittura, che fosse veramente liberatoria, insomma, ecco. Perché la società non ha mai avuto più mezzi di adesso, e a parte il discorso, l'apocalisse scientifica, planetaria, e invece ti rendi conto che le persone sono ancora tutte così mascherate, così collegate con tutto, connesse con tutto, ma non connesse con se stesse. Infatti questo con è l'io. Un ruolo proprio di liberazione. Il paradosso è che non c'è mai stata meno libertà di oggi, per paradosso, perché potenzialmente c'è, io penso una giovane ragazza, veramente io credo che una Isabella di oggi che deve trovare l'incanto, e l'incanto lo devi trovare dentro se poi lo vuoi rappresentare. Vabbè, ci torniamo. Io chiedo all'amico Marco Loria, di cui vorrei fare ancora vedere Acromoralia, che è un libro che io ho anche prefato, un libro bellissimo perché scandito da tante sezioni, cioè col romanesco che è la lingua anche morale, la lingua, non soltanto la lingua, il dialetto, capisci? Isabella, ma diventa poi un dialetto, diventa una lingua dell'anima, del corpo, del gusto, può essere ironica, golosa, può essere anche un modo di dare il dialetto. Hai visto prima anche quando non so, quando Irma Immacolata ha letto un brano in pugliese, in barese stretto, c'è un momento in cui la battuta dialettale è quella più vicino proprio alla pulsione interiore dell'anima e del corpo insieme, capito? Non c'è sovrastruttura intellettualistica. Allora io chiedo a lui di leggermi proprio una poesia in romanesco. Ed è una poesia importante, difficile, perché io ti chiedo di leggere la poesia al Papa, a Francesco I. Tra l'altro veniamo da una settimana difficile, perché non è facile fare il Papa, ma non è facile neanche farlo in un mondo che ogni momento è oggetto, capito, di smargiassate, di un ludibrio proprio dell'etica. Capite cosa vuol dire essere una guida etica? Tu vieni da una famiglia rumena, cioè, capisci, la difficoltà di insegnare
alla storia di essere etica e al futuro di essere giusto, perché poi sì, puoi anche aiutare, ma se non c'è poi la giustizia non ci può essere neanche la pace. È difficile immaginare una pace senza giustizia, senza equità, eccetera, questi concetti. E quindi io ti chiedo di leggere questa poesia al Papa, poi ne parliamo. Sì, questa è una poesia breve, nasce nel momento esatto in cui lui comincia la preghiera appena fatto Papa. Sì. È una cosa strana, una cosa unica, non era mai successo in precedenza, e è come una sorta di pubblicità, però questa volta santa quasi, alla quale io faccio poi infine riferimento. Comunque, Francesco I, è il romanesco ovviamente. Certo. Er Bianco, che ci illumina in preghiera, sprofuma sulle antenne papaline. De sotto, tante braccia, più vicine, dall'altro l'incomincio de Nartrera. Argentino, con voce de Francesco, gesuita, che se tigne da romano, pronuncia le preghiere tra le mano, come giusto deve essere un papa fresco. Con le note della semplicità, tra le colonne cattura l'attenzione. A tutti ci propone la visione de chiesa sana in pubblicità. Beh, questa è carina, all'inizio. Poi devo dire che ha tenuto fede a questi. Già tu parlavi della semplicità, con le note della semplicità, sempre questa semplicità. E infatti poi è andato su questa strada. Chi è, dice, vengo dalla fine del mondo, è stato anche arcivescovo di Buenos Aires, una città enorme, immensa, difficile, piena di pueblo caldo, pieno di problemi. Quindi ogni momento il suo ruolo è quello di parlare dei problemi nel mondo, della natura, della politica, delle cose, in senso superiore, però lui, in questo lui è contemporaneamente gesuita, quindi soldato di Gesù, di Cristo, ed è però anche francescano, perché lo è, poi si è chiamato Francesco, che già è una scelta forte. Poi ti chiedo anche, un po' quasi come commento della prima, di leggermi, e poi dopo per le altre più avanti, questo Campamo d'assurdo, sempre a pagina 106. Mi piace come poi alla fine le buone intenzioni sono quelle, no? E poi come succede? Noi siamo circondati d'assurdo, come il teatro dell'assurdo, noi siamo, capito, in un equilibrio incredibile. E mi piace questa poesia perché parte appunto con un discorso quasi concettuale, poi alla fine arrivi alle tragedie di Rigopiano, di cui si parla in questi giorni, parliamo dei barconi, e allora parliamo dei dolori del mondo veri. Veri in senso attuale, non sono le News 24, sono 24 ore piene di problemi, poi diventano anche delle notizie, ma prima della notizia c'è il problema vero. E qui i problemi poi vengono menzionati, sono principalmente quello della migrazione, dei migranti. Certo. E nel momento in cui è stata scritta erano i giorni di Rigopiano, quindi dove, insomma, tre anni fa. Esatto, esattamente 3 anni fa. No. Ti prego di... Campamo d'assurdo. Noi pensiamo all'assurdo quando al mondo non ci piace l'andazzo delle cose. Così che alle boiate più scontrose partimo a divisanti fino in fondo. Poi noi l'assurdo è buono, scusate, per noi l'assurdo è buono se a mostrarlo so pagine d'un'opera che insegna o artisti che a protegge vita degna ci illustrano i valori del tracollo. L'assurdo invece veste tutti i giorni e senza farci ormai più tanto caso di stratti, disastri, terremoti, so contorni, de selfie a Rigopiano o in altro invaso, se poi i migranti affogano i ritorni de like e non de bile, c'è un travaso. Ha fatto un lapsus strepitoso, distratti invece era disastri, sì. Ma tu hai dato il senso di, capito? Sì, sì, perché noi siamo distratti, non noi, scusi presenti, distratti perfino dai disastri, ormai ce ne sono tanti, uno al giorno, quanti mo, il protagonista diventa il divano nei disastri. Elogio questa tua capacità di mettere tutto, una tragedia come quella di Rigopiano un po' annunciata e poi invece le tragedie quotidiane che sappiamo, e questo bisogno che la poesia ha e deve sempre avere di stimolare il cuore a non recedere, a non essere distratto sui disastri. Assolutamente, ecco questo. Sempre concentrato. E questo vale anche per l'arte, per le lei, i figli delle lei, e torno a Isabella.
Santa Isabella, e quindi tu vivi a Velletri, insomma, vicino a Velletri, insomma, che è uno dei posti più belli, anche vicino a Roma. Io conosco bene, ho avuto una zia che ha vissuto a Velletri per tanti anni, quindi, ed è il Lazio, la campagna poi romana laziale più bello, più storico, più strano, dove in fondo c'è ancora anche molto il contatto con la natura, perché lì c'è proprio il contatto, vedi i filari, vedi le viti, le cose, quindi c'è un'idea sana. E però c'è anche la storia, i luoghi, le chiese, la grande città vicina. Quindi, però tu porti avanti, ho visto il quadro che mi ha portato, vediamolo, inquadriamolo, com'è il titolo? Infinito. L'infinito. Ecco, tu una ragazza così giovane, bella e brava, si vuole confrontare, vorrebbe approdare in un Eden infinito. L'infinito qual è per questa fanciullina svagata e vagante, in un laghetto, penso che sia più un lago che fiume, non lo so, forse, pieno di fiori. Questa è una talea impressionista, insomma, sei una pronipote di Monet. Stai a Giverny e stai immaginando, capito, tutta vestita di rosa e sei in rosa tu stessa. E questi fiori, che evidentemente di cui è pieno anche il suo cuore, capito? Perché io penso a questo quadro e penso agli impressionisti. E poi penso ai preraffelliti e penso invece a Ofelia che galleggia morta tra i fiori, capito? E perché galleggia morta? Perché lei si è ammazzata? Perché si è ammazzata? Perché Amleto, di cui lei era innamorata realmente, non la prendeva sul serio e si fingeva pazzo, quindi lei è morta per amore in un certo senso. E forse la sua morte ha spinto Amleto veramente a mettere in atto la sua vendetta, la sua agnizione teatrale, veramente. Come l'hai dato la tecnica? Com'è? È pittura a olio e questo, diciamo, è il quarto che faccio con questo soggetto, ma ci ho lavorato, diciamo, da sola e sì, quindi dal primo ho imparato molte cose. Certo, ad esempio con la profondità sono migliorata molto e anche i colori. Isabella, cioè, da sola lavorandoci. Ma senti che cosa sta dicendo Isabella, sta facendoci una lezione di quello che lei ha imparato proprio da. Dice, questo è il quarto che dipinge. Dal primo ha imparato tanto perché ha sbagliato, ha capito per dare più profondità, capito? E la dai, è meravigliosa, come è risolta la profondità è perfetto. Adesso non ti farò il solito discorso leopardiano, perché l'infinito e la profondità è data da qualche cosa che lo impedisce. Che il guarda esclude, l'ermocolle, perché se tu arrivi all'infinito in senso puro o diventa un'equazione matematica, algebrica, della fisica, o se no non riesce ad essere in senso. Questo è bellissimo perché hai preso questo soggetto che sta guardando, hai preparato l'infinito che già è in lei e hai creato laggiù, vedi che c'è anche un orizzonte che è quasi curvo, è incredibile, sì. Poi si sa che la Terra è curvilinea. Immaginato anche, non c'è un orizzonte banalmente piatto, ma c'è una incurvatura di luce e in quel momento l'incurvatura di luce confina e sconfina col buio, che è un buio della siepe, di un'infinità. E in questa via d'acqua è pieno di fiori galleggianti, insomma, è incredibile, che sono forse, tu sei così giovane, i sogni di quando si comincia a vivere, della tua stessa età, insomma, sono le capito? Sono tutte le speranze che poi si devono dischiudere. Parlami di questa tua tecnica, come sei riuscita a questo olio, che l'olio è difficile da asciugare. La prima, diciamo, tecnica che ho utilizzato, ho iniziato da sola, poi ho conosciuto un maestro di pittura a Velletri, Alberto Pucci. Sì. E il primo quadro con questo soggetto l'ho realizzato insieme a lui. Sì. E siccome è piaciuto molto l'ho regalato e poi ne ho fatti altri, anche quelli sono andati a finire dai miei nonni. Ah, bene. E questo è un buon segno, quando i quadri poi non ce l'hai più che gli altri, li vendi o li regali o li vogliono, è comunque un buon segno. È molto bello, vedi che anche più si rimpicciolisce più diventa bello, che è una cosa particolare, vedi che anche così è bello, sì. Anche, perché c'è questo, è risolto da questo gioco di rifrangenza. Il quadro è bello tutto, ma è risolto proprio dalla linea dell'infinito che tu prepari con la via d'acqua, capito?
Vabbè, poi hai dato qualche altra cosa, qualche altro quadro? Sì, io sono riuscita a mandare solo due questo, foto perché... Dovevi viaggiare, però poi con il telefonino, ecco, hai dato anche questo. Dimmi, questa spigolatrice, questa... La contadina, anche questo sì. Qui, diciamo, cioè io i quadri li faccio sempre a casa da sola, non sì. Quelli che faccio a scuola rimangono lì. Sì. E... Ah, bello, quindi i quadri che si fanno a scuola e i quadri che invece li faccio a casa. Sì, perché... Mi riesco ad esprimere di più anche e soprattutto attraverso i colori, infatti ogni quadro ha un colore molto acceso, certo. Un colore che esce, si vede. Qui c'è il giallo, le messi proprio del grano. Sì, senza rendermene conto c'è sempre un colore che spicca, infatti questo me l'hanno fatto notare i miei amici. Perché è molto bella l'espressione della giovane sì, contadina. È come se nemmeno si vedesse, come appunto sì, avesse della nostalgia. Sì, è vero. Sta prendendo coscienza, ci vuole un po' di tempo, però ha questo, tutto sì. Il mondo davanti ha un'espressione un po' stupita, un po' stupefatta, un po'. Ma state parlando di me? Sì, sì, proprio di te. Va bene. Vabbè, adesso poi c'è qualche altra cosa, la vediamo dopo. Sì, sì. Vabbè. Perfetto, allora torniamo un attimo a, ti prego, Elisabetta, hai delle stai preparando un libro importante. Io amo molto le tue poesie, anche quelle nuove, moderne, in cui esistenziali, in cui racconti la vita con dei giochi anche simbolici, e amo molto anche la tua capacità che hai di rientrare dentro il mito classico, eccetera. Lei può scrivere facendo parlare Penelope o la Didone abbandonata, e sei riuscita però a tra Ulisse e Penelope, di cui ti sei occupata, hai immaginato anche dei bei dialoghi, va bene, benissimo, meravigliose, ma mi ha molto colpito quando hai fatto parlare Telemaco, che di Telemaco, cui sono dedicati diversi libri dell'Odissea, la cosiddetta Telemachia, è un personaggio quasi sempre così, in qualche modo accantonato, ed è il personaggio forse più... drammatico, più sofferente di questo grande poema, perché Telemaco è il figlio di Ulisse e di Penelope, che il padre non ha neanche conosciuto, era talmente piccolo, il padre come dire, ha fecondato la sua bella sposa ed è partito a fare la guerra, e quindi questo altro che gli psicologi dice il senso la figura paterna, qui gli mancava. Poi tra l'altro la madre si ha dovuto smettere, temo, di essere così dolce, così arrendevole, perché è rimasta la regina di Itaca, quindi ha dovuto anche tenere a bada tutto, i suoi stessi sudditi, i proci che arrivavano per sposarla, impalmarla e prendersi anche l'altro territorio, quindi è dovuta diventare una sovrana forte, un po' virago, nel senso, tessere questa tela, prendere tempo. Quindi lo psicologo ti direbbe, Elisabetta Biondi, che a Telemaco è mancata non soltanto la figura paterna, ma pure quella materna in un certo senso, perché non ha avuto più le dolcezze, capito? E quindi con la sua giovane virilità è andato, si parla nell'Odissea di questi viaggi, va a Sparta da Menelao, dai compagni di Ulisse, quelli che erano ancora vivi, che molti erano pure morti, o per morte naturale o per morte violenta come Agamennone, sappiamo, tutto il mito greco. E quindi... E tu riprendi questa figura di Telemaco che finalmente parla col padre, cosa che non avviene quasi mai nel mito vero, perché quando torna Ulisse prepara subito la vendetta, eccetera, e poi c'è Laerte, il finale, torna dal vecchio padre, la madre è morta e la va a trovare nell'Ade, le ancelle vanno punite, quelle che hanno parteggiato i proci vanno e poi c'è l'incontro, il disvelamento con Penelope, che non neanche ci crede che sia lui, diciamo la verità, insomma, ricorre al trabocchetto del talamo costruito sopra l'ulivo, il tronco dell'ulivo. Io ti prego di leggermi in due volte, intanto questa prima parte. Quello di Telemaco è un personaggio che mi è particolarmente caro, perché il viaggio di Telemaco, sì, un viaggio alla ricerca del padre, ma è anche un viaggio alla ricerca di se stesso, certo. Ed è il viaggio che in fondo facciamo ognuno di noi fa, certo. nel corso della propria certo, vita, certo. alla ricerca della propria vera
identità della propria, e dare un senso all'esistenza. Sì. Quindi ecco, è un tema che mi sta molto a cuore, cioè non l'ho analizzato, non sono partita da Telemaco come figura letteraria, come mito, ma perché mi è partito da dentro. Ecco, riguarda sia noi, che siamo sempre a ricerca di noi stessi, anche se andiamo avanti, sia visto i figli a cui è rivolto quelle belle poesie, è sempre un bisogno di andare incontro a quello che siamo, che saremo, al diventare voce, alla ricerca della felicità che non si sa bene dove imparare e come insegnare. Sì. Molto bello. Telemaco, sono venuta a cercarti perché tu non ritornavi. Ho navigato mari perigliosi e percorso sentieri inesplorati perché volevo trovarti. Ho incontrato visi ostili e sorrisi sconosciuti mentre cercavo di riconoscere i miei tratti in altri volti, mentre cercavo in ogni donna tracce del tuo passaggio. Ma tu non c'eri mai, né eri accanto alla tua sposa che disfaceva la tela faticosa, non eri accanto al padre, ormai canuto e stanco, non difendevi l'onore della casa da pretendenti sguaiati. Il servo fedele invano lucidava il vigoroso arco mentre mi raccontava le tue imprese lontane, come di Troia espugnasti le ingenue mura con il cavallo astuto, e 10 anni era durata la guerra, 10 anni. Bene, per adesso ci fermiamo qui, molto 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 intrigante, veramente molto intrigante. Non era mai stato messo al centro con questa necessità proprio anche di confronto, non erano mai state immaginate le parole di Telemaco al padre. Ecco, questa è una cosa, la trovo una grandissima trovata e un bisogno anche che ha la letteratura di essere sempre nuova. Io ricordo una frase proprio di Leopardi, che dice in 3.000 anni di storia, più o meno, secolo più, tutto si è perfezionato al mondo tranne la poesia. La cosa che i miei amici sperimentali dicono, no, la poesia non si, la poesia dell'arte è quella. Poi puoi trovare degli stilemi più nuovi sul piano stilistico, anche tecnico, ma l'efficacia, il grido della lei, di Deborah, l'incanto, l'infinito di Isabella, e il bisogno che tu hai nel dialetto, Marco, di trovare, capito, il genius loci, il diavoletto, il daimon che è in noi, l'incanto che ha la giovane mamma Elisabetta Biondi di dire al figlioletto forse avrei voluto insegnarti la felicità, avrei voluto insegnartela meglio per farti più felice. Lo trovo un incanto strepitoso, guarda, veramente. E torniamo a Deborah Gentile. Prima mi ha fatto vedere questa lei. Io adesso mi concentro sull'altro quadro che ci ha portato, L'abbandono, e acrilico su tela, e un quadro di qualche anno fa, dove hai messo tanto, dice, perché quest'altra donna, dice, si perde tra tristezza e autocommiserazione, risucchiata dal fondale marino. Questo è il clou, come prima avevi immaginato questa liberazione, così in questo arcanio, dico, diorama, quasi quasi caleidoscopio emotivo. Però anche qui, nel fondale marino, lo stiamo vedendo, è un quadro bello, importante, si scorge una speranza. La speranza dov'è, cos'è? È quella rappresentata dalle bolle schiumose dell'acqua, luminose e molteplici, scrivi, che danno un sostegno e una forza per farla risalire in superficie con potere. Quindi c'è, capito, è bello questo tra sogno e realtà. Questa donna che è piombata giù, è veramente a rischiare di affogare, invece in qualche modo la corrente marina, le bolle, il senso della speranza, qualche cosa di residuo la riporta su. Sì, diciamo che quella è la forza che abbiamo tutti, ognuno di noi, dopo aver toccato il fondo, sì. C'è solo la risalita, quindi la schiuma, ecco, le bolle, molto bello, è quello lì, che ci danno sempre... Abbiamo sempre la forza interiore che non sappiamo di avere, invece nei momenti più bui e tristi, dopo aver toccato il fondo, ripeto,
troviamo quella forza interiore che non sapevamo neanche noi di avere. Hai immaginato, che è un quadro molto simbolico così, è bello però, perché sentiamo che lei col suo corpo bello, sinuoso, lei sta lottando per essere se stessa, per risalire, per crederci, per vivere. E la cosa più difficile non era tanto il suo corpo, che hai reso molto bene, bella, anche l'espressione del viso, la testa all'indietro, era proprio immaginare un fondale, che era un fondale onirico, ma doveva anche essere un fondale concreto. Noto che tutta la parte a sinistra è tutta un po' più in ombra, più scura, e poi sulla destra. E hai immaginato, la cosa più bella sono queste, la forza di queste, di quest'aria, questo ossigeno, che sono bolle liberatorie, perché sono la nostra capacità di respiro, diciamo così. Esatto. Ma sono anche, capito, in qualche modo la fioritura di questo inconscio, come se l'inconscio fosse fiorito anche di queste bolle. Vedete che efficacia, che effetto pittorico che lei ha tirato fuori. Se tu l'avessi fatta tutta quanta sott'acqua, dentro, nel gorgo blu dei flutti e basta, non ci sarebbe stata quella forza, quella disperazione, quel bisogno suo, quasi una pulsione di salvarsi, di riemergere e finalmente respirare. Esatto. Ecco, stavo molto bene. Vediamo se c'è qualche altra cosa che hai affidato a Salvatore, a Gianluca. Oh, questa invece è l'eternità, dove mi ritraggo in una dimensione ultraterrena, dove appunto il tempo si è fermato, certo, e dove nessun male mi può raggiungere, anche se sulla destra si scorgono due, sì, candele, dove sono dei mali, dove ognuno di noi purtroppo nella vita di tutti i giorni non si può, sì, sottrarre. Certo. Però è radiosa, cioè anche per un certo gioco cromatico sei riuscita a creare un bel equilibrio di colori. Sì, quella è una sorta di Eden. L'azzurro, la stessa veste, questi fiori rosa, è un Eden. Glicine. È un Eden, un buon ritiro di Eden. Questa rappresenta una pallavolista, avendo io giocato a pallavolo a livello agonistico, sì, per tanti anni, l'ho voluto fare, ecco, in un modo un po' stilizzato, dove rappresenta, certo, la libertà dell'individuo in tutte le sue forme. E quindi lo sfondo rappresenta un infinito e la donna che appunto si libera, leggiadra. È bellissima, che è proprio il fulcro di se stessa, è bello. Intanto l'hai resa tutta quanta celestiale, quindi è come se fosse l'anima delle pallavolistiche per eccellenza. È molto angelica, insomma, no? Questo è l'angelo custode della pallavolista, che avete avuto, ci avete dato tante di quelle soddisfazioni, le pallavoliste italiane. E poi quindi è tutto sfumato. Sempre acrilico su tela. Sempre, sì, acrilico, sempre, sì, acrilico. Sì, sì. Appunto, cioè, abbiamo Isabella che invece è fedele all'olio e tu invece più la acrilico. E poi c'è questo vortice di energie, di luce, in questo momento sta... Sì, quello è l'atto della schiacciata. L'atto della schiacciata, certo. La schiacciata anche a tutti i mali. Questo, vabbè, è un autoritratto che feci in vacanza a Tenerife. Un bel posto, eh? Mi piaceva. Dietro l'angolo, il Tenerife. Sì. Bellissimo, bello il corpo, ma bello anche lo sguardo che non c'è. C'è quest'idea, il posto è un incanto. E dove sta guardando? Sta guardando verso se stessa, verso le sue, capito, la sua fierezza, le sue predilezioni. Molto bello. Mi piace proprio la posa, bella donna, mi piace proprio la posa che lei ha, che è una donna che sta raggiungendo una consapevolezza, diciamo, al viso di una donna consapevole, ha della bellezza sua e dei posti. Lei ha un viso ed è talmente consapevole che si può mettere pure gli occhiali da sole, tanto la luce è interiore. Questa invece... Questo è lo scorcio, una donna sempre triste e sofferente che dà uno scorcio ad un'altra dimensione, dove lì i dolori non possono entrare. Infatti lei è molto triste perché vorrebbe andare in quella dimensione dove si sta bene e non ci sono problemi di essere. È curiosa questa, è una posa arcana. Quindi da una sbirciatina e poi di ritornare alla realtà. Una sbirciatina, com'è il film Hereafter? L'aldilà e l'aldiqua. Una sbirciatina all'aldilà prima di tornare per un pochetto nell'aldiqua. Qualche altra bella decina d'anni. È insomma, vero, bella, bella, strana, eh? È abbacinata da se stessa, da questo sguardo, capito, al futuro, a qualche cosa che...
che dà appunto ancora un'occhiata e vorrebbe andare, ma... Vabbè, per adesso ci fermiamo qui. Poi chiediamo a Gianluca quanto tempo manca, così vediamo. Allora, io volevo fare, proprio insieme all'amico Marco Loria, a Cromoralia, un finissimo poeta, volevo fare un omaggio, un piccolo omaggio a Fellini, e questo ho in mano fare un film, un libro delizioso di qualche decennio fa. Che Fellini è anche un buono scrittore, ha scritto dei diari importanti, non ha scritto... Sì, poi le sceneggiature in collaborazione eccetera, perché poi lui era sempre in movimento, quindi la sua non è la sceneggiatura di ferro, come si dicono gli americani, è una sceneggiatura che poi si può sempre cambiare. Cioè, Rossellini non ne parliamo, cioè andavano in scena, poi le battute le rifacevano lì, anche perché certe volte l'attore una battuta non la può dire così, non la puoi proprio dire tecnicamente, non è quella, la devi per forza cambiare, è troppo scritta, pochi fanno bene i dialoghi, capito? Ecco, la Irma Immacolata Palazzo, donna di regista di teatro, sa benissimo che sono gli autori teatrali che veramente sono precisi e ti ci cadi dentro a quelle battute. Pirandello era bravo, anche in senso, capito, in qualche modo... raziocinante, il relativismo, però poteva essere quella la battuta, capito? Il così se vi pare, perché era ragionativa, però coi film è diverso, e allora e mi piace molto, prima di leggere insieme a Marco delle altre poesie romane, romanesche, magari leggici quella su Albertone, vabbè, che Alberto Sordi, Core di Roma, vabbè, è stato un amico caro, è stato anche testimone di nozze, tra le nozze durante la guerra, tra Federico Fellini e la sua pallina, la sua gelsomina, cioè Giulietta Masina. E allora io ti leggo adesso due o tre righe su Roma, che poi questo riminese è giunto a Roma e spesso succede, si giunge a Roma, come Elisabetta che è Livorno, cioè si giunge da fuori, addirittura da un altro luogo, i tuoi genitori, e poi diventi, e trovi anche lì delle radici, delle nuove radici, quindi è un discorso importante. Allora, vi leggo questa tirata su Roma, così un po' scherzoso, un po', di Federico Fellini, così è un omaggio a questo mese in cui ricorre, era nato il 20 gennaio del 1920, quindi ricorre il centenario della nascita di Federico Fellini. Che cos'è Roma? Tutto al più posso tentare di dire che cosa penso quando sento la parola Roma. Me lo sono spesso domandato e più o meno lo so. Penso a un faccione rossastro che rassomiglia a Sordi, Fabrizi e Lamagnani, un'espressione resa pesante e pensierosa da esigenze gastrosessuali. Gastrosessuali. Penso a un terrone bruno, melmoso, a un cielo ampio, sfasciato, da fondare dell'opera, con colori viola, bagliori giallastri, neri, argento, colori funerei, ma tutto sommato è un volto confortante. Confortate perché Roma ti permette ogni tipo di speculazione in senso verticale. Roma è una città orizzontale, di acqua e di terra, sdraiata, ed è quindi, attenzione, un punto importante, ed è quindi la piattaforma ideale per dei voli fantastici. Quindi, essendo tutta orizzontale, ti garantisce la verticalità. Gli intellettuali, gli artisti che vivono sempre in uno stato di frizione fra due dimensioni diverse, la realtà e la fantasia, vero amiche? E trovano qui la spinta adatta e liberatoria della loro attività mentale, con il conforto di un cordone ombelicale che li tiene saldamente uniti alla concretezza, già che Roma è una madre, ripeto, siete fanciulle, madri, figlie, Roma è una madre ed è la madre ideale, perché è indifferente, è una madre che ha troppi figli e quindi non può dedicarsi a te, non ti chiede nulla. Non si aspetta niente, ti accoglie quando vieni, ti lascia andare quando vai, come il tribunale di Kafka. In questo c'è una saggezza antichissima, africana quasi, preistorica. Sappiamo che Roma è una città carica di storia, ma la sua suggestione sta proprio in un che di preistorico, di primordiale, eccetera, eccetera, eccetera. E mi fa venire in mente Pasolini, erano grandi figure, che parlava della nuova preistoria, la nuova storia, qualche cosa che doveva rinascere, e fa venire in mente anche, penso all'amica Irma Immacolata Palazzo e a Cosimo Cinieri, che sono occupati anche delle fiabe africane,
in un certo video, che sono fiabe incredibili, ma come delle fiabe africane, un continente così lontano dal nostro. No, l'arcano è sempre a casa. E questo è più junghiano che freudiano, ma Jung era un grande pallino di Fellini. Ecco, io chiedo a Marco Loria, a questo punto, Acromalia a gogo. Ok. Beh, intanto, molto velocemente, si può dire che qua viene ritratto la caratterizzazione di Alberto Sordi, sì, e la sua capacità nel caratterizzare soprattutto l'italiano, sì, certo, e ancor di più il romano. Invece in televisione storia dell'italiano, esatto, tutti i pezzetti, esatto, dei suoi, esatto, film. E quindi li sbeffeggia, e il romano stesso, quando si sente sbeffeggiato da Sordi, poi ne ride, quindi è come ridesse di se stesso. Albertone nostro, hai sbeffeggiato i vizi che ci avemo, così come fregnoni ridevemo, pensando d'esse fora dalla lente. Ci semo invece sotto, come niente. Chi più di te ci ha dato a Roma il riso, qualche volta amaro, qualch'altra intriso d'un bel fagotto mimico superbo, che noi romani ci avemo e tenemo in serbo. Fino all'ultimo giro delle lancette, protetto dal tuo stato scapolare, non t'hanno chiacchierato o fatto affette per non aver salito mai l'altare, pensando così che meglio potette saressero le doti a scansonare. A scanzonare. Chiedo scusa. Sei emozionato perché poi sì, alla fine no, è proprio la fine. Adesso, è proprio la fine. Isabella è troppo giovane, poi non, ma Alberto Sordi per noi è stato proprio una maschera. E lui che poi amava molto le donne, credo che fosse anche riamato, cioè, ha avuto le sue storie, e poi diceva queste frasi assurde, così, sì, io mi sposo, è che mi mettono estranei a casa, cioè, diceva queste frasi incredibili, capito? E poi dicevano, perché poi sai, le male lingue dicevano che era tirchio, che in effetti era molto attento al danno, era tirchio, ma lui ha lasciato tutto a tutti. Lui è stato post mortem, ci siamo resi conto che ha donato tantissimo e che donava tantissimo. Quindi attenzione, con i luoghi comuni, è stato un maestro, oltre che di recitazione, della sua arte comica, eccetera, non solo, anche di umanità. E io credo che questo è importante, che il grande attore deve fare questo, deve darci qualche cosa in più, perché poi noi possiamo tornare, capito, a risalire dentro di noi, un po' come fa Deborah Gentile con i suoi quadri. Dobbiamo urlare meglio per liberare la voce, Betta, e poi dobbiamo anche riaffiorare. Vediamo qualche altro quadro tuo, vediamo che cosa ci hai portato. Oh. Questo è sempre un autoritratto, è sempre su un cartoncino, ecco. Autoritratto con capelli verdi? Sì, è un po' alla Modigliani, anche col collo un po' è lungo. Un po' modiglianesco. Questo è uno dei miei primi disegni, ecco, dove sperimentavo un po' di tecniche, un po'. Essendo Modigliani autodidatta. È stato molto amato. Bello, belli gli occhi, bello lo sguardo che sta lontano. E lì gli hai fatto uno sfondo che è di nuovo quel mare, quell'acqua di prima per risalire, Sì, sempre. Ho scoperto che non è un autoritratto, ma è anche, sei un'ondina, qui sei una divinità acquatile, perché, capito? Già c'hai i capelli verdi, eppure tu non scherzi, è sempre lì, quell'acqua era fondamentale. Siete pronte, capito, come delle ninfe, delle sirene, a riemergere, consapevoli. Bello, molto bello. Questa è la donna con il gatto, ecco, sempre una figura femminile, la vita di tutti i giorni, con il suo amico Micio, che non l'abbandona mai, che è sempre presente in tutte le avversità della vita, ecco. Sempre acrilico su tela, sì, e sempre con colori dietro, sempre questa luce abbagliante che è sempre presente nei miei quadri. E però poi alla fine quello che rimane, sì, lei è tutti i giorni, però lei sta lì, ha uno sguardo fisso, forte, sembra fuori dal tempo, dallo spazio, sembra una divinità egiziana. Te lo dico perché gli egiziani erano devoti al gatto come una divinità. E quindi noi che guardiamo questo bel quadro, siamo guardati insieme da lei e da lui.
immagino, con le vibrisse. E lei, capito, ha uno sguardo forte che ci chiede dedizione e attenzione, non è uno sguardo così quotidiano. Dietro c'è addirittura una luce, capito, diminante, molto bello, molto, molto, molto forte, con l'ombra in viso tra l'altro, che lei è in controluce. Esattamente. Oh. Questa la vita è una scena di vita quotidiana, questo sì, sempre bello. Acrilico, vabbè, io è inutile che lo dico perché questo è molto bello, molto bello. E che nella sua semplicità però fa capire la bellezza della vita in tutte le sue forme, appunto una scena di vita molto quotidiana bello. Con il suo cane. Aver alzato il cane, fai vedere la panciotta rosa così tutta. E poi anche bello quello sfondo, perché lo sfondo è quest'erba che un po' è un po' chiara, un po' scura, un po' in luce, un po' in ombra. Molto bella, devo dire. Grazie. Che ci conforta. C'è una bella mano, belli anche i fili d'erba in basso, mi sembrano buttati lì. Nel dettaglio c'è l'attenzione al lavoro, anche una cosa da poco è preziosa. Prendiamo un'altra ancora e poi dopo... Questo è recente, del 2017, sì. Sono due, un uomo e una donna, il titolo è Noi. Che vengono da realtà differenti, da situazioni differenti, che però fanno lo stesso percorso di vita. Perché non si guardano, i loro sguardi sono sfuggenti, non si incrociano. Però non si incrociano gli sguardi, ma loro si sono incontrati. Sì, capito? Si sono incontrati, adesso, però ripeto, in situazioni in realtà differenti. E quindi adesso a questo punto il quadro successivo è di guardarsi. è bello che sia Noi, Sì, questo è... Bello. È l'incontro è nel titolo, perché se sono diventati un noi, in qualche modo la cosa è avvenuta, capito? Molto bello, molto bello. E c'è sempre questa luce, sempre luce dietro. Questi sfondi, capito? Nel cinema lo farebbero con dei ventilatori accesi al massimo per buttare sempre questi. Questo come sentite? È Visione di donna, l'immagine di una donna procace, esplosiva, diciamo, con sempre l'infinito dietro, con colori un po' astratti e infiniti. Sì, c'è questa bella... È ferina, è una... Esattamente. È una bella animalessa della sua femminilità. Lo dico come massimo elogio, è bellissima, perché poi alla fine dobbiamo tornare a essere questi, anche ad essere... Voi a essere le tigri, le pantere, le gatte, e noi, se possibile, quel gattino lì accarezzato nell'angolo. Va bene? Ok. Vabbè. Torniamo alla poesia, con la poesia sulla pagina, diciamo così, perché le immagini sono importanti. Con Elisabetta Biondi, ecco, e ti chiedo a questo punto proprio decisivo, proprio finisci questo lungo accorato appello di Telemaco. I 10 anni era durata la guerra, 10 anni. Di poco ero più grande, mentre, ascoltando Eumeo, io ti attendevo, ma tu ti attardavi per canto di sirena o per gli occhi di Circe, incantatrice. L'odioso Polifemo ti era più caro delle candide braccia della sposa, né mai tela cresceva sul suo telaio operoso, mai, ordito, vidi più lento e senza trama. Lei ti attendeva con lavoro paziente, frenando pianto tumultuoso nel petto. Era certa, diceva, del ritorno, era certa, diceva, del tuo affetto. Ora che le onde ti hanno riportato alle rocce di Itaca lontana, nelle tue rughe cerco invano il mio volto. Ruvida è la tua mano, né io voglio più quella carezza che attendevo senza addormentarmi. Non voglio più il bacio che, pensavo, avrebbe sciolto tutto il mio dolore. Tu mi narri di mari che da solo ho solcato cercando il tuo ritorno, di maghi e di feaci che anch'io ho conosciuto, di voci di sirene inascoltate. L'ho conosciuto anch'io quel canto. Era quello dolce di mia madre che mi cullava mentre t'aspettavamo. È importante perché, capito, paragonandosi ai miti, alle fantasie, anche
come alle fughe del padre, sta attento a se stesso, è molto interessante, ha un valore anche proprio educativo, pedagogico, molto importante, che le sirene dei padri non devono essere, capito, le sirene anche dei figli, è molto interessante, mi è sembrato accurato e nuovo. Allora, mancano 5 minuti, ci cominciamo un po' a salutare. E allora, Isabella, con te abbiamo cominciato, sei la mascotte. C'è qualche altra cosa che possiamo vedere? Ci dovrebbe essere un'altra opera. Un'altra opera, vediamo quest'ultima opera, tanto ne farei tante. Sì, ne ho tante. L'infinito numero 1, numero 2, numero 3, numero 4. Oh, questa è una dei da soli. Bella. E la cosa che mi intriga di più è lo sfondo. Spiegalo. Perché, è sempre diciamo un contrasto di questi colori molto accesi che però questa volta il giallo non si ritrova più nello sfondo ma appunto nel girasole. Capito. E quindi è un modo per far risaltare questo giallo, ma è anche uno sfondo che trasmette perlomeno a me molta tranquillità. Sì, da quel senso lì. Vedere ogni tanto... C'è il buio in basso, questa sì. La terrestrità, il buio. Poi i girasoli che sono in piena, come sei tu, insomma, in piena forza, non sono bruciati, sono all'inizio dell'estate. E poi c'è questo sfondo che dà, è fluido, che dà un senso di tranquillità, con questo verdolino, capito? È incredibile, è come se ci fosse un cielo d'acqua, è incredibile, molto bello. Ti vogliamo seguire, Isabella, devi andare avanti e continuare, mi raccomando. C'è uno girato di confermo. Sì, ce n'è anche uno girato qui. Ne ho fatti un po', diciamo. Ne ho fatti un po' sommossi. Sì, anche prendendo diverse foto di veri e propri girasoli, perché sì, mi piace molto ispirarmi alla realtà. Perché i girasoli non è che sono tutti lì in sequenza. Vai, sì, quello girasole, simboleggia anche il fatto di non essere tutti uguali, la diversità che ad esempio io aspiro a questo. Questo è molto bello. Allora io chiedo, proprio quasi a commento, i girasoli sono tante cose, sono un fiore bellissimo, però questo essere così mossi, girare, eccetera, implica che anche le cose più belle, i fiori, le anime, le persone, poi possono trovarsi in Odissee molto complicate. Allora ti prego, Marco, di leggermi L'angelo solo. Che con l'Odissea ha molto a che vedere. Poi, come però. Commento proprio così finale. Sì, questa è in lingua, non è in romanesco. Sì. Si paga la paura di affogare. Tra i disperati stretti a soffocare si paga il pianto e nell'abbandono si pagano la rabbia ed il perdono. Lo scafista bastona e rassicura che l'angelo che salva e che cattura, seppure svociato dall'Europa, vale spalmando libertà per lo stivale. C'è speranza d'imbarco da altri ardori, se l'angelo va in queste condizioni? Eppure gli altri grandi fan gli attori, alleandosi per pace ed ambizioni di comandi, nazionalismo e onori. Qui intanto si accavallano i barconi. Mi piace, intanto è bella, mi piace perché prendi i dati di cronaca, noi ormai quotidiani così, che sono anche ormai dolorosamente frusti, cioè, e in qualche modo riesci a... perché c'è un angelo in barconi, dobbiamo immaginarlo. Dobbiamo immaginare che c'è qualche cosa di, non per, soltanto per adempimento alle parole del Papa, cioè, ma dentro di noi, dobbiamo immaginarlo. Dobbiamo immaginarlo. E quindi c'è. Mi piace tutto, mi piace l'idea che c'è l'angelo dei balconi, mi piacciono questi girasoli che sono affranti, infranti, e questa bellezza del colore poi alla fine lotta proprio anche, capito, con il vento, la difficoltà della natura, l'uomo perfino, no? Ricordate il verso finale di Ungaretti del Dolore? L'erba lieta dove non passa l'uomo, mi piace la lei che non smette mai di gridare e gridare se stessa, di trovare se stessa e mi piace comunque il lavoro lungo, paziente, profondo e trasparente, cristallino di una Elisabetta Biondi che ha chiesto ai miti antichi, a questi prototipi, a questi personaggi, come fanno i grandi attori, Cosimo, penso al suo Macbeth, alla Lady Macbeth che era una bambina, adolescente, di farci capire meglio chi siamo, dove siamo, dove andiamo, da dove veniamo, le famose frasi. Quindi io adesso sta finendo, manca un minuto, no? C'è ancora un minutino. Io volevo che Elisabetta mi leggesse questa poesia delle bacche vermiglie, che per me ha il senso di questa trasmissione, cioè è una poesia molto breve
e però dà il senso della vita. Cioè, no, qui c'è, tu hai, hai, sei del 2001, no? Sì. C'è Isabella, c'è Deborah. Cioè, ti rendi conto dove stiamo andando, dove andiamo, dov'è la nostra fioritura? Allora Isabella, Betta ce lo fa capire. Ecco. Sì, ha un valore molto metaforico. Sì, anche. Ha un valore metaforico. Questa Bacche è la poesia. Vermiglie. E all'improvviso mi accorsi che i rovi erano ricolmi di bacche vermiglie. Dovevo solo trovare il coraggio di affondarci le dita e di gustarle. Bacche vermiglie, poesia e arte a tutti. E tanti buoni sentimenti. A presto.